Domani è un momento importante di preghiera, la veglia pasquale alle ore 19, che sarà trasmessa tra l'altro anche in diretta sul canale Cilento Channel, oltre che sulle pagine social. Allora, Don Pasquale, invitiamo i telespettatori di Cilento Channel a seguire questo importante momento e poi ovviamente diamo anche il significato di questa giornata. Sì, l'invito è quello di appunto seguire, di vivere anche attraverso questi mezzi della comunicazione un momento importante e fondamentale nella vita del cristiano, qual è appunto quello della veglia pasquale. Quest'anno, per la seconda volta, anche se in maniera diversa, siamo ancora limitati nelle celebrazioni, e anche per questo è importante far arrivare nelle case delle persone, della gente, coloro che non riescono a trovare posto, anziani, ammalati, le celebrazioni che viviamo in chiesa. Sicuramente molto meglio rispetto all'anno scorso, dove io, come tutti i sacerdoti, abbiamo celebrato da soli, solo con pochi collaboratori, i riti della Settimana Santa. Quest'anno, grazie a Dio, c'è la presenza del popolo, anche se limitata ai posti riguardo alla capienza di ogni chiesa, no? Quindi il distanziamento, le mascherine e tutte le accortezze necessarie. In attesa poi, sperando il prossimo anno, riusciamo a riviverla insieme con le chiese piene, con il popolo di Dio, e insieme appunto riprendere il cammino della vita ecclesiale. La solennità della Pasqua ci prepariamo appunto con il triduo e la veglia pasquale che appunto celebreremo domani in diretta. E la veglia pasquale è la celebrazione per eccellenza, è la madre di tutte le veglie, è il momento culmine del cammino della Chiesa, perché lì facciamo l'esperienza del risorto, del Cristo risorto, vivo, presente, reale in mezzo a noi. La veglia si compone di alcune parti, c'è il lucernario all'inizio dove si benedice, si accende il fuoco nuovo, dal quale poi si accende il cielo del pasquale e da lì poi le candele dei singoli fedeli. Poi c'è la liturgia della parola, dove si proclamano le opere di Dio e si ridà l'annuncio della risurrezione con la lettura del Vangelo. Poi c'è la liturgia battesimale, dove noi saremo chiamati a rinnovare le promesse del battesimo, perché il battesimo, ricordiamo, ci inserisce nella morte e risurrezione di Gesù. E poi c'è la liturgia eucaristica, quindi la Chiesa riprende la celebrazione della Santa Messa, dove appunto noi, come ogni domenica, facciamo memoria dell'evento che ha cambiato il corso della storia, della risurrezione di Cristo. Ecco, questo in sintesi, in parole molto povere, la struttura della veglia. Ci sarebbe tanto da dire, però diventa davvero un segno di speranza, diventa la ripresa delle celebrazioni, il ricordo della risurrezione, il ritrovarci insieme a rivivere, a riattualizzare un evento che davvero ha cambiato, ha trasformato l'uomo di tutti i tempi e diventa allora un messaggio di speranza, perché Cristo è risorto e cioè ha vinto il peccato e la morte e tutte le conseguenze del peccato e della morte. E noi ci sforziamo, ecco, di risorgere ogni giorno vincendo anche nel nostro piccolo le conseguenze del peccato e della morte, per ritornare a quella vita piena, bella, vera che il Signore ci ha già donato grazie alla sua risurrezione. Proprio in questo tempo di pandemia, dove tutto attorno a noi sembra parlare appunto di morte, di malattie, eccetera, ecco, una luce che ci viene data, un cielo che si accende, un Cristo che risorge, ci ricordano che la vita è più forte della morte e che la luce è più forte del buio delle tenebre. E quindi collaboriamo tutti a far sì che la luce possa tornare presto, osservando ciò che ci viene chiesto, accogliendo di buon grado anche i vaccini e tutto ciò che può collaborare a far tornare la luce. Quella luce che però Cristo ci ha già donato con la sua vita.
e facciamo risorgere sempre l'amore e la speranza nei nostri cuori. Buona Pasqua. Grazie Don Pasquale per questo importante messaggio, ecco, di fede e di speranza che ha lasciato ai nostri telespettatori. Ecco, con l'augurio che davvero tutto possa risorgere nel migliore dei modi. E appuntamento dunque ai telespettatori domani sabato 3 aprile alle ore 19 per questo importante momento di preghiera che è appunto la veglia pasquale.